presentato in Senato il 31° Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Neuroradiologia, che toccherà diversi argomenti, tra cui stroke ischemico, imaging vascolare, patologia degenerativa cerebrale e patologia degenerativa spinale, intelligenza artificiale in neuroradiologia, trattamento degli aneurismi e manifestazioni neuroradiologiche in presenza di Covid-19, perché il neuroradiologo è la figura in cui attività diagnostica e terapia endovascolare e meno invasiva confluiscono, anche grazie all'elevato tasso di innovazione di questa branca della medicina. La neuroradiologia italiana è una branca della diagnostica per immagine che si occupa specificamente dello studio e anche della terapia del sistema nervoso centrale. Nel nostro congresso, che è biennale, discuteremo i maggiori temi della neuroradiologia diagnostica ed interventistica, di cui parleremo sicuramente della rete dell'emergenza, dello stroke, in cui la neuroradiologia è importantissima perché il neuroradiologo moderno è colui che seleziona i pazienti che hanno avuto un'ischemia cerebrale per il trattamento e li tratta direttamente, quindi disostruisce le arterie chiuse, cambiando in maniera radicale quella che è la prognosi di questi pazienti secondo dei trial molto recenti, ma che ormai fanno la terapia di elezione di questi pazienti. Poi tratteremo le grandi patologie del sistema nervoso centrale, i tumori cerebrali, in cui ad esempio gli studi funzionali ci consentono sempre di più di caratterizzare meglio queste lesioni e anche quindi di guidare un percorso terapeutico che è personalizzato. Voi sapete che la medicina moderna è personalizzazione della cura, ecco, in questi termini anche la neuroradiologia aiuta moltissimo. Poi parleremo anche di altri temi, come ad esempio la neuroradiologia pediatrica. Pensate quanto è delicata la diagnosi di una patologia di un bambino e come sia necessario avere un super specialista che sia in grado di definire e aiutare un percorso diagnostico. Poi ci sono le grandi patologie del XXI secolo, le patologie degenerative del cervello, le demenze. Anche in questa ottica il neuroradiologo ha un ruolo fondamentale e anche in questa ottica l'intelligenza artificiale ci aiuterà sempre di più a essere precisi, dettagliati, precoci nella diagnosi e anche qui probabilmente aiutare in futuro quella che è la terapia di queste condizioni che purtroppo sappiamo la popolazione invecchia stanno diventando sempre più diffuse. Poi ci sono le patologie infiammatorie, pensiamo alla sclerosi multipla, la diagnosi sostanzialmente si basa sulle indagini neuroradiologiche, sulla risonanza magnetica, tutti i pazienti fanno questo tipo di indagine, questi pazienti fanno follow up, quindi controlli continui mediante la risonanza magnetica. Quindi anche qui siamo importanti per definire la diagnosi, per seguire i pazienti e anche per aiutare i clinici a trovare le terapie migliori. Le terapie sono cambiate radicalmente e sono sempre più efficaci. Ma perché? Perché la neuroradiologia ci ha insegnato a studiarle con continuità, con semplicità, con poca invasività e quindi a testare in maniera molto migliore quella che è l'efficacia dei farmaci. Tutto questo verrà discusso durante il congresso, un congresso che ha grandi numeri. Quest'anno noi siamo un'associazione piccola, non superiamo i 500 persone, ma abbiamo 600 iscritti. Molti sono giovani, almeno il 30% sono sotto i 30 anni e questo ovviamente ci fa capire che c'è voglia di conoscenza, c'è voglia di approfondire la neuroradiologia e ovviamente questo ci riempie di orgoglio. La neuroradiologia è una branca della medicina molto importante e molto in espansione. Io rappresento la classe universitaria, nel 1976 c'era un universitario in Italia, nel 1995 adesso siamo in 52, per cui anche dal punto di vista di chi fa formazione come noi è una branca che si sta espandendo, aumentando molto. Perché è così importante? Perché sono aumentate e aumenteranno progressivamente tutte le malattie che coinvolgono il sistema nervoso centrale, prima fra queste le malattie degenerative. Come entra un neuroradiologo in questo ambito? Entra nell'ambito della diagnosi, possibilmente della diagnosi precoce, quindi soprattutto attraverso la risonanza magnetica, lo studio del cervello, delle sue modificazioni per capire che cosa sta succedendo in questo organo. Sappiamo che non c'è terapia, ma è molto importante cercare di andare indietro nel tempo per fare una diagnosi precoce, per sperimentare quei farmaci che possibilmente possono modificare il decorso della malattia. Ho fatto l'esempio dell'Alzheimer perché è una malattia ovviamente legata al campo delle degenerative che purtroppo è in espansione, purtroppo per fortuna viviamo di più, non c'è niente da fare.
ma ci sono altre malattie che sono molto importanti, la sclerosi multipla per esempio è una di queste, dove il ruolo del neuroradiologo sia nella diagnosi sia nel valutare il decorso della malattia e l'efficacia dei farmaci è importantissimo, spesso il cambiamento dell'assetto farmacologico è proprio dipendente dal riscontro clinico, ma poi di risonanza magnetica di modificazioni del quadro. Altro campo importante è quello della neurooncologia, per fortuna è un campo più limitato, ma per fortuna la neuroradiologia ha fatto tantissimo, nel senso che oltre a quello che faceva anni fa, cioè riconoscere la presenza di una lesione, attualmente è in grado di dare delle informazioni precoci su che tipo di lesione vediamo e quindi quale sarà l'attitudine e quindi condizionare anche l'intervento di un neurochirurgo piuttosto che di un radioterapista piuttosto che di un oncologo. Altro campo, quello che conosciamo un po' tutti, dello stroke. Lo stroke cerebrale ormai è diventato la nuova frontiera dell'infarto cardiaco. Tutti sanno cos'è un infarto cardiaco, adesso molti cominciano a sapere che cosa vuol dire non riuscire di colpo a parlare o a muovere una parte del corpo, avere un disturbo della sensibilità, cioè vuol dire avere esattamente una cosa analoga, ma non a livello cardiaco, ma a livello cerebrale, cioè una parte meno irrorata. Da questo punto di vista, per fortuna, le cose sono cambiate in modo drammatico, prima non si poteva fare nulla, adesso se il paziente viene riconosciuto precocemente può essere fatta una diagnosi e soprattutto un trattamento che avviene per via endovascolare in cui si sale con un catetere all'interno dell'asse vascolare fino a riconoscere la sede dell'occlusione e poi cercare di disostruire un vaso e in alcuni casi si assiste a un effetto, mi permetta il termine, miracoloso di un paziente che sul lettino angiografico, una volta riaperto il vaso, recupera completamente la funzione persa. Da questo punto di vista è fondamentale il tempo e quindi anche una conoscenza a livello generale della popolazione di che cosa siano i sintomi e che cosa si deve fare in questi casi, cioè portare immediatamente un paziente in una struttura adeguata e attrezzata per fare questo tipo di trattamento. Questi sono tre esempi, potrei fargliene 300 perché è una disciplina in grandissima espansione. La neuroradiologia è una disciplina che si interessa delle patologie del cranio e della colonna vertebrale e negli ultimi 10-15 anni ha fatto dei progressi notevolissimi per quel che riguarda le terapie mini-invasive. In particolare, oltre allo stroke che sappiamo ha compiuto dei passi da gigante, c'è il trattamento mini-invasivo del dolore vertebrale. Tra le cause più frequenti sono i crolli porotici dovuti appunto ad osteoporosi, a questi disturbi del metabolismo dell'osso e le ernie del disco. Molto spesso le donne di una certa età, perché purtroppo le donne sono più soggette a questi crolli da osteoporosi, riferisco alla domanda che ci fanno è: cioè, dottore, ma io fino a ieri stavo benissimo, poi all'improvviso un dolore molto forte. E quindi questo è quello che accade nelle cosiddette fratture da fragilità ossea, determinate appunto da un impoverimento dell'architettura vertebrale e che oggi possono essere curate con delle iniezioni di cemento, una resina, che questo si chiama polimetilmetacrilato, che va a saldare di fatto queste vertebre, rendendole non solo resistenti, ma bloccandole, quindi riducendo il dolore. Altra tecnica molto affermata nei vari anni sono quella del trattamento percutaneo delle ernie del disco, che consiste in tecniche che mirano a decomprimere il disco che comprime su una radice nervosa, e a ridurre l'infiammazione che è proprio la causa principale del dolore. Quindi noi riusciamo in qualche maniera a risistemare paziente, ridurre i dosaggi farmacologici e far riprendere insieme alla fisioterapia quello che è il percorso di vita normale.